Allora, buonasera e grazie della vostra presenza. Per il Dipartimento oggi è una giornata particolarmente impegnativa, per fortuna appunto, non tutte le giornate sono come questa, perché insomma, al di là della soddisfazione non ce la faremmo organizzativamente a sopportare un simile carico. Però siamo molto contenti che stamattina c'è stato l'incontro, nessun problema, di inaugurazione dell'anno accademico con la prolusione tenuta dal professor Lorenzo Ornaghi. Questo pomeriggio c'è una dei tanti appuntamenti nell'ambito dei cosiddetti mercoledì di scienze politiche. L'incontro di oggi prende spunto dal libro da poco pubblicato di Marco Damiani, ricercatore di scienza politica presso il nostro dipartimento, intitolato La sinistra radicale in Europa, Italia, Spagna, Francia e Germania, edito da Donzelli, che è il volume che ho con me. Nello spirito di questi incontri non presenteremo soltanto il libro, ma partiremo dal libro per discutere più in generale sul tema. E lo faremo con gli autorevoli ospiti che fra un po' presenterò e ai quali darò la parola. Il mio compito è quello di introdurre, tra i compiti, quello che subito debbo assolvere, è di portarvi i saluti del nostro direttore Ambrogio Sant'Ambrogio, che per impegni istituzionali non può essere con noi, ci raggiungerà probabilmente più tardi. Io appunto lo sostituisco coordinando questa discussione, che immagino sarà molto vivace perché il tema è di grande interesse dal punto di vista politico, ma anche e soprattutto dal nostro punto di vista sul piano scientifico. Questo libro colma in realtà una lacuna. In questo momento va molto di moda scrivere sui partiti e movimenti della destra radicale, in realtà. C'è una grandissima pubblicistica, ci sono molte ricerche su questo argomento. Il libro di Damiani colma in qualche maniera un vuoto dal punto di vista della ricerca. Ci sono sicuramente articoli, interventi, analisi, ma non volumi come questo che è stato impostato su una base comparativa. È un tentativo di leggere le vicende della sinistra radicale in chiave europea, prendendo a campione quattro importanti paesi che sono rispettivamente l'Italia, la Spagna, la Francia e la Germania. Le ricerche comparative per definizione sono particolarmente soltanto ostiche, difficili dal punto di vista metodologico, ma impegnative sul piano della ricerca, perché chiaramente si tratta di attingere quantità molto grandi di materiali empirici, appunto in paesi molto diversi, e soprattutto bisogna evitare il rischio che ogni comparazione porta con sé, anche e soprattutto nel campo della scienza politica, che è quello di mettere insieme su una base soltanto nominale e formalistica materie, temi, argomenti, cose, fatti, che in realtà poi sono molto, molto diversi tra di loro. Ma è un rischio che, per quello che posso aver valutato leggendo il libro, Marco Damiani ha, come dire, brillantemente eluso. È un testo interessante perché, al di là di molti materiali empirici, tenta anche di elaborare l'argomento in una chiave teorico-concettuale. Lo fa sulla base di due spunti particolari, tra i tanti in realtà che potrei segnalare, questi però mi sono parsi più importanti. Damiani organizza la materia intorno ad una distinzione che secondo lui è fondante, che è quella tra i cosiddetti partiti antisistema e i partiti anti-establishment. L'analisi cerca di spiegare che cosa siano i partiti e i movimenti che stanno, per capirci, alla sinistra dei partiti socialisti europei. Si tratta appunto di classificarli in qualche modo. Lui ha ritenuto di poter utilizzare questa categoria dei partiti anti-establishment, riprendendo una nota, ma riprendendola polemicamente, tipizzazione che risale a Giovanni Sartori, quando appunto teorizzò i partiti cosiddetti antisistema per indicare quelle formazioni politiche di destra e di sinistra che stavano appunto fuori da quello che in Italia noi abbiamo chiamato l'arco costituzionale, partiti che erano tendenzialmente, ideologicamente ostili alla democrazia. I partiti della nuova sinistra non hanno più questa configurazione, secondo Marco Damiani, sono partiti anti-establishment. La distinzione è sicuramente acuta, presenta, secondo me, ne abbiamo già discusso in un'occasione pubblica, un qualche elemento
di debolezza che però non dipende da Damiani ma dipende da Sartori, nel senso che secondo me è fallace alla radice, ma questo sarà argomento per il professor Ragnolo, la categoria dei partiti antisistema, nel senso che nella mia idea i partiti comunisti non sono mai stati antisistema nel senso in cui intendeva Sartori, ma qui apriamo una grande discussione, anche se sicuramente interessante. La seconda tipizzazione riguarda la possibilità di distinguere, come appunto Damiani cerca di fare, tra la sinistra riformista, la sinistra radicale e la sinistra estremista. La scienza politica ha un senso nella misura in cui cerca di rendere le parole che si utilizzano le più chiare e precise e cristalline possibili, altrimenti non ci sarebbe differenza tra la scienza politica e la politica, tra il linguaggio dell'accademia e il linguaggio della politica politicante o della politica che si fa attraverso i giornali nel dibattito pubblico, dove in effetti sinistra radicale, sinistra estremista, nuova sinistra, solitamente vengono considerate grosso modo la stessa cosa. Damiani pensa che si debba invece distinguere, si debba porre una distinzione. Come contributo alla discussione che seguirà, vi leggo da pagina 14 la definizione che lui dà di sinistra radicale, perché penso che possa essere un elemento utile per non tanto i relatori, do per scontato che abbiano letto il libro naturalmente, quanto per il pubblico che invece probabilmente non l'ha fatto. Scrive Marco Damiani che i partiti della sinistra radicale europea sono identificabili come quelli che si pongono esattamente nel mezzo dello spazio politico occupato da un lato dai riformisti e dall'altro dagli estremisti. In definitiva, i partiti della sinistra radicale sono quei partiti che, pur criticando radicalmente, cioè alla radice, le scelte adottate dalle classi politiche e dei regimi capitalisti, perseguono l'espressa volontà di produrre profondi cambiamenti all'interno della cornice del sistema istituzionale nella quale operano, accettando però di fatto le regole del gioco democratico. Quindi questa è l'idea che secondo lui distingue un partito di sinistra radicale dai riformisti da un lato, una questione di metodo, dagli estremisti dall'altro, una questione di finalità. Ci sono molte altre cose interessanti nel libro che meritano discussione, poi magari se ci sarà tempo mi piacerà intervenire a mia volta su alcuni punti, però è bene dare subito la parola ai nostri ospiti, che sicuramente offriranno a loro volta un importante contributo alla discussione. Li presento partendo dalla mia sinistra, il professor Francesco Ragnolo, ordinario di scienza politica all'Università di Cosenza, nonché direttore del Dipartimento di Scienza Politica di Arcavacata, e uno studioso segnatamente di partecipazione politica e di partiti politici, e nell'anno 2000, se non ricordo male, ha scritto un libro che in qualche maniera potrebbe essere considerato speculare a quello di Damiani, nel senso che quello era un libro sui partiti conservatori europei, no? Quindi in qualche maniera fatto la stessa ricerca di Damiani, ma siamo dall'altra parte dello spettro politico, quindi sarà interessante sentire la sua opinione anche su come si opera comparativisticamente nell'analisi dei partiti politici. Poi c'è Roberto Segatori, che tutti conoscete, professore presso il nostro Ateneo da tantissimi anni, insegna sociologia politica, ha pubblicato tante cose che ben conoscete, tra cui un apprezzato e noto manuale di sociologia politica che molti studenti quindi hanno avuto modo di apprezzare. Mi limito a citare tra le sue cose un volume appena uscito che si intitola La libertà possibile, sociologia dell'autonomia umana, che verrà presentato appunto il 7 dicembre sempre nell'ambito degli incontri di scienze politiche, quindi questo vale anche come invito ufficiale a partecipare a quell'appuntamento. E da ultimo alla mia destra l'onorevole Bertinotti, che alla mia destra, casualmente alla mia destra, ma alla loro sinistra, si sta sempre alla destra di qualcuno, così come relativisticamente si sta sempre alla sinistra di qualcuno, basta quindi non spostarsi poi troppo. E le figure più importanti della scena pubblica italiana, politico di lunghissimo corso, è stato segretario di Rifondazione Comunista per un lungo periodo, dal 1994 al 2006, nonché su un piano più istituzionale, presidente della Camera dal 2006 al 2008.
credo che veramente possa bastare, perché è anche francamente troppo. Vista la fama di cui gode, l'apprezzamento che gli riconoscono anche gli avversari politici, come si diceva una volta. E io direi di procedere in questo modo, darei la parola all'onorevole, al professore, non ti illudere, al professor Ragnolo, poi al professor Segatori, l'onorevole Bertinotti e poi l'autore del libro avrà la possibilità ovviamente di replicare alle sollecitazioni, ma auguro anche alle critiche che gli verranno formulate, e se avremo tempo, come spero, ma dipenderà dai relatori, poi ci sarà la possibilità di interloquire da parte vostra, credo di immaginare anche con chi, ma comunque vedremo. Ci ho detto grazie ancora dell'attenzione, ti do la parola. Dovete parlare su entrambi i microfoni per esigenze sceniche. Ovviamente ringrazio il... però questi microfoni sono un po'... Tu parla con questo. Vabbè, ok. Parlare così non è... Ok, grazie al professor Campi, al Dipartimento, a Marco Damiani che mi ha invitato per questa occasione molto interessante, e grazie ovviamente a Bertinotti, è un piacere essere qui, e ovviamente a Segatori. Allora, molto rapidamente, a parte l'illusione di un attimo di tornare a casa con una bella notizia di essere diventato onorevole, però... allora, molto rapidamente, provo, perché abbiamo dei tempi abbastanza stretti, provo a condensare alcune cose. Il libro di Marco è un libro interessante, abbiamo già detto, Campi l'ha detto, per la prospettiva comparata e per una serie di scelte di tipo ovviamente empirico, metodologico e anche concettuali, perché c'è anche un capitolo dove si prova a scomporre gli stessi concetti di sinistra, di destra, si ricostruisce un po' il dibattito e si pone il problema poi di classificare i partiti della sinistra radicale. Come dire, tra concettualizzare sinistra, destra, eccetera, e classificare, individuare i casi empirici è sempre un po' complicato. E spesse volte c'è un certo scarto. Per esempio, vengo subito nel merito, si potrebbe discutere nel caso di Podemos. Podemos rientra nella categoria, però potremmo discutere se classificarlo nella categoria dei partiti di sinistra radicale in qualche modo esaurisce il caso di Podemos, oppure mettendone in risalto alcuni aspetti finisce per sacrificarne o mettono in ombra altri. In fondo classificare vuol dire mettere ordine, ma nella stessa misura, nello stesso momento in cui mette ordine, come dire, anche una semplificazione. E poi magari su questo aspetto ci dirò perché ritornerò, perché negli ultimi tempi, per esempio, stanno fiorendo, anche all'insegna della categoria di partito o movimento che tu utilizzi, peraltro anche molto discussa, stanno fiorendo una serie di ricerche a livello comparato internazionale, dove per esempio sempre di più Podemos viene affiancata al Movimento 5 Stelle e viene affiancata anche a Syriza, il che consente di individuare aspetti diversi a partire dall'elemento di novità o di differenziazione rispetto appunto alla classe dei partiti della sinistra radicale, indipendentemente dal fatto che poi nel Parlamento europeo si trovano collocati in gruppi diversi. Allora provo innanzitutto quindi a fare alcune considerazioni. La sinistra radicale in Europa, questo libro dà per scontato tre cose che possiamo problematizzare, che in fondo parlare di partiti è ancora importante, che in fondo parlare di partiti di sinistra e di sinistra radicale ha senso ed è importante, ha una funzione, come dire, sociologica, oltre che così di individuazione politica, e ha senso collocare questi partiti di sinistra radicale nel contesto dell'Europa di oggi. Marco cita spesso il clima, come dire, l'era post bipolare nel libro, ovviamente si riferisce al periodo post 89, ma io aggiungerei altri due elementi, uno che resta implicito ma appare, che è il tema della crisi economica, il tema, l'interesse per i nuovi partiti di protesta o partiti neopopulisti, non solo di destra ovviamente, ma di destra e di sinistra, oggi sta ritornando al centro della ricerca oltre che del dibattito politico e anche delle scelte degli elettori, proprio nel contesto
della crisi economica, di una lunga crisi economica che spesse volte gli economisti hanno considerato alla stessa stregua della grande crisi del 29. È comunque una crisi che ha una caratteristica molto particolare, già sottolineata per esempio da Gallini e da altri studiosi, che ha un andamento ad L, cioè una crisi che, a differenza di quelle del passato dove c'era l'andamento a W o a V, per cui le crisi, c'era la crisi ma poi prima o poi ci sarebbe stata la ripresa, oggi sembra esserci una sorta di stagnazione o recessione. E come vedete anche dal dibattito giornalistico, spesso i vostri movimenti sono frazioni di punto. Quindi c'è anche questo clima, questo aspetto che nel libro è centrale, forse andava più tematizzato, più messo. E c'è un aspetto però che qui non è, diciamo, che traspare indirettamente, molto più indirettamente, cioè il fatto che in alcuni di questi paesi, sicuramente in Spagna, sicuramente in Italia, noi stiamo assistendo a una trasformazione negli ultimi anni, a partire dal 2013, in particolare l'Italia, ma dalla crisi economica del 2008, anche a una dinamica dei sistemi di partito nazionali, cioè la crisi del bipolarismo anche come logica di competizione all'interno dei sistemi di partito. Quando oggi noi parliamo di una nuova trasformazione della democrazia in contesto bipolare, oggi dobbiamo capire, sì, a livello internazionale, ma anche le logiche di funzionamento e le dinamiche competitive all'interno dei paesi stanno cambiando. Il passaggio prima dal bipartitismo al bipolarismo, tutti i casi che noi stiamo guardando sono casi, compreso il caso greco, si dice esplicitamente è trattato nel libro, è richiamato, non ha un capitolo diciamo a sé, però ovviamente Siriza compare in più pagine, ci sono delle inserimenti ai quali Marco non poteva non tener conto, e probabilmente se dovesse riscrivere, o se riscriverà, o se continuerà il lavoro di questo libro, Siriza sarà uno di quegli attori importanti. Bene, noi tutti i casi che abbiamo davanti, abbiamo una competizione che è sempre meno bipartitica e bipolare, cioè tra schieramenti, tra poli, e sempre di più, o addirittura che da bipolare diventa tripolare, come il caso della Spagna, come il caso dell'Italia, come il caso in certa parte dell'esperienza greca dimostra. Quindi questo libro diventa molto importante anche per capire queste dinamiche. E vengo a un punto: la prima parte del libro si ricostruisce le vicende dei partiti, le trasformazioni. Molto rapidamente, che cosa viene fuori dal libro? Prima, un declino del comunismo come meta ideologia, come grande narrazione. Cioè il libro dà per scontato e parte da questo assunto, e dalle conseguenze in termini di competizione, quindi di dinamiche degli attori che conseguono da questo profilo ideologico. Però allo stesso tempo tutti i casi sono caratterizzati dall'emersione innanzitutto di conflitti esterni, cioè di conflitti di campo tra i partiti della sinistra radicale, i partiti dell'estrema sinistra e i partiti della sinistra riformista. Anzi, in alcuni casi il conflitto in tutti questi paesi tra i partiti della sinistra radicale e estrema sinistra e i partiti della sinistra riformista sono addirittura più accesi, più intensi dei conflitti tra destra e sinistra. Quindi c'è una competizione quasi per la sopravvivenza all'interno del mercato, dello spazio politico, molto forte. Inoltre, all'interno dei partiti radicali, un altro dato che emerge, che andrebbe secondo me, e che Marco giustamente enfatizza, Damiani giustamente enfatizza, è i conflitti e le dinamiche stavolta interne, non più tra socialisti riformisti e tra socialisti radicali, ma all'interno di questi partiti. Ci troviamo di fronte a dinamiche che in tutti i paesi presentano continuamente processi di composizione e scomposizione della sinistra radicale, scissioni, divisioni tra conservatori e rinnovatori, o tra chi rifonda e chi invece vuole modernizzare. Quindi ci troviamo di fronte ad un contesto in cui è enormemente cresciuta la conflittualità interna al campo della sinistra radicale / sinistra estrema sinistra, ma anche una forte competizione con l'area dei socialisti riformisti. A pagina 60, parlando del caso spagnolo, c'è addirittura una frase molto interessante che mi ha ricordato molto il caso italiano e di molte vicende, comprese alcune vicende legate anche al ruolo di Rifondazione al governo Prodi.
l'esasperazione dell'intensità del conflitto tra sinistra radicale e sinistra socialista produce un risultato finale netto, la vittoria della destra. Questo era un po' questa frase che un po' evoca, che si presenta. Molto interessante, perché questo accade? Perché queste dinamiche? Queste dinamiche però in realtà non sono in tutti i paesi così accentuati, per esempio in Spagna, con Izquierda Unita, nonostante i processi di federazione, nonostante spinte alla centrifugazione siano presenti, sono più prevalenti, come d'altra parte anche in Germania o in Francia, rispetto a quello che accade per esempio in Italia. Allora, una spiegazione per capire bene il libro, io credo, al di là della prospettiva storico-ideologica identitaria, cioè l'idea che i partiti vanno letti come attori che hanno una loro storia, che hanno dei loro valori, che hanno una loro identità, che hanno una loro leadership, che hanno processi di circolazione delle elite interne, con conflitti spesse volte molto rilevanti, nel libro si dovrebbe, c'è una variabile quasi latente che poi compare un po' più avanti, nella seconda parte, che è il ruolo dei fattori istituzionali. Cioè, mi sono chiesto, leggendo la prima parte del libro, ma non è che tutte queste dinamiche di centrifugazione e invece dinamiche di unificazione siano in qualche modo anche fortemente condizionate dal tipo di regole istituzionali, sistemi elettorali o altre norme, norme sui gruppi parlamentari, norme sul finanziamento pubblico ai partiti, cioè quanto delle dinamiche identitarie del votare o del comportarsi sinceramente sono favorite da regole lasche, cioè da regole che favoriscono un'apertura della competizione, e invece sono fortemente condizionate e vincolate da regole rigide che comportano un coordinamento strategico da parte dei candidati e da parte delle leadership. Questo è evidente, anche se nella prima parte del testo è un po' in sottopiano. Per esempio, viene immediatamente a galla quando si parla del caso tedesco, credo a pagina 106, se non ricordo male, dove si ricorda la norma prevista dall'ordinamento giuridico tedesco per cui i partiti non si possono coalizzare, ma se si devono presentare all'elettore si devono presentare come un soggetto unitario. Ed è il caso appunto della Linke, eccetera. Voi capite ovviamente che in una situazione di questo genere il tema della centrifugazione è già ridotto per definizione, così come la riduzione della semplificazione della competizione nel sistema tedesco, al di là della clausola di sbarramento, era già ridotta dagli anni 50 per le sentenze della Corte Costituzionale che vietavano la ricostituzione di partiti di estrema destra o di estrema sinistra. Se poi noi introduciamo altre variabili, il sistema elettorale, e il caso spagnolo da questo punto di vista è veramente interessante, e il sistema francese lo è altrettanto, e comparativamente a contrasto il caso italiano lo è anche, noi ci rendiamo immediatamente conto di come queste dinamiche siano fortemente condizionate dal sistema elettorale. Aggiungo un'altra cosa, da come gli attori interpretano il sistema elettorale. Ricordiamo tutti il tema della proporzionalizzazione dell'uninominale negli anni 90, ma ricordiamo anche tutta un'altra cosa, un'incoerenza un po' delle norme del caso italiano, quando per esempio le leggi sul finanziamento dei partiti invece incentivavano i partiti a dividersi piuttosto che a giocare in maniera autonoma. Problema della classificazione, dicevo, c'è il caso di Podemos, vabbè, non entro in aspetti specifici del libro, per esempio a pagina 116 e 138 si pone il problema della classificazione tra i partiti della sinistra radicale, anzi devo dire che la tabella che compare credo alla pagina 116, ora non sono sicuro che sia quella la pagina, ma insomma dove c'è la tipologia dei partiti della sinistra radicale è molto interessante, costruita sulla dimensione dei valori, sulla dimensione dell'organizzazione, però secondo me credo che ci dica molto di più su che cosa differenzia i partiti della sinistra radicale rispetto agli altri partiti rispetto alle differenze interne. Le differenze interne ritornano invece quando ci spostiamo avanti nel capitolo sull'analisi del ruolo delle organizzazioni e degli iscritti. Solo una battuta sul tema dell'organizzazione dei partiti.
Qui nel libro si nota ancora una volta una certa difficoltà della scienza politica, della sociologia politica, della letteratura in genere politologica a tematizzare in termini originali e nuovi l'organizzazione dei partiti. Normalmente quando noi parliamo di organizzazione dei partiti non riusciamo a toglierci da dosso il mito del partito di massa. In fondo dire organizzazione per noi significa dire partito di massa, che era visto un po' come una cosa forse oggi eccessivamente enfatizzata, abbiamo forse troppo presto dimenticato Mikes sulla base di altre dinamiche prevalenti oggi, ma questo è un tema interessante, cioè come possiamo e con quali strumenti, con quale lenti possiamo guardare le dinamiche organizzative dei partiti. E un punto importante, non dimentichiamo che organizzazione non vuol dire struttura. La struttura, il modo come l'organigramma, per intenderci, è soltanto una delle componenti dell'organizzazione. Mentre, come dire, in una visione dell'organizzazione come modello entrano anche altre variabili, compreso la membership che nel libro viene trattata. Ma questo vuol dire anche un'altra cosa, e qui mi avvio un po' a chiudere perché forse sto prendendo un po' più di tempo. Quando parliamo di organizzazione con gli occhiali dell'analisi sociologica e politologica classica ed autore, noi non possiamo non dimenticare il fatto che l'organizzazione non è solo ed esclusivamente un sistema razionale rispetto agli scopi e quindi non risponde soltanto al tentativo di raggiungere obiettivi ideologici o programmatici, ma c'è una letteratura, abbiamo citato Mikes, ma insomma enorme, sia di parte politologica sia di parte sociologica, in cui l'organizzazione sopravviene come sistema naturale, una dimensione feticistica dell'organizzazione che tende ad auto riprodursi indipendentemente dagli obiettivi, dai programmi e dalle posizioni ideologiche. E questo è interessante perché introduce l'elemento caro a Crozier delle dinamiche di potere, delle lotte interne ai partiti, che possono spiegare bene come queste lotte in certi contesti istituzionali e sociali tendono ad avere un ruolo molto più rilevante rispetto a quanto non accada in altri contesti. Io mi fermerei però qui perché forse ho bruciato il tempo a mia... scusate, però una cosa la devo dire... Sul partito antisistema. Ecco, proprio. Allora, qui c'è un punto interessante. Sartoriano che intende... Il punto, vabbè... c'è un punto interessante. Il libro tematizza un tema, diciamo oggi, centrale, che tra l'altro mi serve anche per riprendere il discorso di Podemos e se volete anche del Movimento 5 Stelle. Ha senso oggi parlare di partiti antisistema? Domanda. Ha avuto senso nel passato? In che senso Sartori parlava di partiti antisistema? Ora, qui noi non dobbiamo dimenticare che Sartori ha molta attenzione, ora io non devo difendere Sartori, però con tutti i limiti del caso, poi lì sapete c'è un dibattito enorme, però potremmo dire questo, noi non dobbiamo confondere il concetto, in certo senso un po' l'ideal tipo, il concetto di partito antisistema, da poi dal suo riscontro empirico. E quando passiamo al riscontro empirico, l'antisistemicità, e forse questo era un aspetto che in Sartori non era sempre ben messo in risalto, perché applicando le regole di Sartori così come erano negli anni 60 in senso stretto, anche il partito gollista poteva rischiare di essere considerato un partito antisistema. Dicevo, qui il punto diventa importante il riferimento alla dimensione antisistema, perché non riflette soltanto l'identità del partito, ma riflette anche la percezione, la relazione tra il partito e gli altri attori, cioè il fatto che il Partito Comunista fosse definito antisistema, al di là della dimensione identitaria, storica, eccetera, dipendeva anche dal contesto dei vincoli di competizione interna e internazionali nel quale il partito era. E in questo caso era la percezione anche degli altri attori, una percezione che implicava anche una costruzione sociale che portava a dire partito antisistema. Guardate, questo argomento in filigrana è venuto fuori nelle elezioni del 2013 quando si è detto: ma può un partito palesemente antieuropeista andare al governo? E allora qui ritorna un po' questo tema del partito antisistema, che viene però dove l'antisistemicità viene vista in termini relazionali. Aggiungo un'altra cosa, negli sviluppi più recenti del dibattito sul sistema di Sartori, la componente dell'antisistemicità è stata scomposta in due dimensioni.
da un lato la dimensione strettamente ideologica e dall'altro la dimensione della radicalizzazione, concetto di sinistra radicale. Secondo me il concetto di radicale, di radicalizzazione, di sinistra radicale potrebbe sostituire il concetto di partito antisistema, cioè la radicalizzazione può spiegare le dinamiche competitive in democrazie mature in fase recessiva dove abbiamo i vincoli europei che spingono verso una sovranità dimidiata. Questo è un aspetto molto interessante che ha due prevalentemente risposte. Da un lato l'idea che la radicalizzazione sia la conseguenza non soltanto di posizioni ideologiche o di cambiamento di posizioni ideologiche, ma sia anche il frutto di dinamiche competitive. In questo senso, come diceva Alessandro Bizzorno, in sistemi, in mercati elettorali abbastanza saturi, dove la competizione è molto densa e dove spesse volte le proposte operative dei partiti tendono ad essere facilmente sovrapponibili, allora la radicalizzazione diventa un modo per distinguersi. La radicalizzazione, la neopolarizzazione diventa un modo per essere presenti nei media, diventa un modo per una costruzione sociale che abbia come capacità di catturare elettori. Cioè la radicalizzazione diventa una strategia elettorale in contesti appunto oligopolistici. Quindi questa è una dimensione interessante e che tra l'altro ci fa capire anche perché nelle democrazie, pensate al caso italiano, sempre di più si parla, sono scomparsi i partiti comunisti, siamo in fase bipolare o post-bipolare nel senso tuo, però spesse volte radicalizzazione e polarizzazione continuano ad esistere e ad esserci. Quindi il tema dell'antisistemicità diventa molto interessante. Questo mi porta anche a un'altra battuta. Se noi leggiamo Sartori assieme a Easton, vi ricordate la definizione di Easton del sistema partitico? Regime, comunità e autorità. Bene, noi potremmo considerare i partiti anti-establishment come partiti dove l'opposizione sia a livello di autorità, mentre il partito di antisistema sartoriano era dove l'opposizione conflittuale era rispetto al regime, che però non era soltanto il regime politico ma anche il regime economico, mentre in realtà i partiti del territorio etno regionalisti, quindi dove abbiamo un antinazionalismo, diciamo così, un anticentralismo, si pongono a questo livello. Cioè il passaggio dalla dimensione, dalla politica bipolare alla nuova fase politica ha comportato il moltiplicarsi delle forme di antisistemicità che non sono più riconducibili a una visione ideologica tipica del conflitto sinistra-destra. La dimensione del fondamentalismo aggiunge poi un'altra variabile sull'asse della religione. Io però a questo punto forse devo fermarmi. Okay, grazie al professor Ragnolo. Allora, in questi due giorni abbiamo molto parlato della scienza politica come disciplina che va anche studiata, interpretata nella sua storicità, no? Per non farne una disciplina che sia a quel punto aridamente scientifica o solo nominalisticamente tale. Questo che vuol dire? Che anche i concetti politici, anzi i concetti della scienza politica l'hanno visti un po' nella loro radice storica, no? Nei contesti che li hanno fatti nascere. Allora, nel caso della categoria, formula, concetto del partito antisistema, il paradosso qual è? Paradosso per il quale poi insomma non si può naturalmente incolpare più di tanto Sartori, che nasce con riferimento al caso italiano fondamentalmente. Sartori, quando tipizza il partito antisistema, ha in testa non il movimento sociale, ha in testa il partito comunista. Il problema qual è? Che il partito comunista italiano, anche dal punto di vista degli studi che per esempio Sartori ha stimolato in questo paese sulle prassi parlamentari, noi sappiamo essere stato un partito che ha praticato largamente una strategia di stampo consociativo parlamentarista, no? In duopolio con la Democrazia Cristiana. Quindi l'idea che ci sia un'antisistemiticità ideologica o addirittura relativa alla percezione che l'opinione pubblica può avere di un partito è un aspetto. Però poi c'è anche un problema di antisistemicità legata alla prassi dei partiti. Nel caso del Partito Comunista mi sembra che funzioni poco, no, nella sua prospettiva. Mezzo secondo. Sì, però poi dobbiamo. Ma non per difendere, ripeto,
No, giusto per una collocazione anche del ragionamento di Sartori in un contesto particolare. È ovvio, tutti ricorderanno gli studi di Franco Cazzola, di Predieri, insomma, sul consociativismo, sulle leggi del consenso, e questo è vero. Però in realtà, non dimentichiamo, noi non dobbiamo confondere il modello del sistema polarizzato, con tutti i limiti, peraltro discusso, no, eccetera, criticato, con il tema del partito antisistema. Il partito antisistema è uno degli elementi del modello del pluralismo polarizzato di Sartori, e dall'esistenza del partito antisistema non coincide con il concetto di pluralismo polarizzato. Per esempio, nel concetto di pluralismo polarizzato, proprio perché c'erano i partiti antisistema, diventa centrale la divaricazione tra politica visibile e politica invisibile o coperta, cioè la politica fatta degli scambi e degli accordi nelle commissioni parlamentari. Quindi in realtà il modello di Sartori, se noi lo leggiamo in una prospettiva come modello, no, non estrapolando solo il concetto di partito antisistema, che era uno dei pochi concetti, c'è stato un dibattito, si è discusso e qualcuno non è stato mai convinto, però in realtà il modello riesce anche a tener conto di queste dinamiche. Spero che su Sartori torneremo, faremo un seminario doc. Dare la parola a Roberto, chiedo scusa, passaggio. Allora, parto anch'io con l'affermazione che si tratta di un testo particolarmente utile. È utile perché prima che uscisse questo testo non c'erano lavori europei che presentassero una comparazione così vasta su 4 stati sulla situazione della sinistra radicale europea. Dopo l'uscita di questo libro è uscito un altro testo per la Routledge, che però è parziale rispetto ai contenuti di questo testo, almeno per la ricchezza della documentazione. Quindi è un libro molto importante. Che cosa fa Marco Damiani in questo libro? Faccio un attimo un ritorno sul testo stesso. Fa un lavoro da anatomista, da entomologo. Nel senso, va a guardare analiticamente la situazione delle forze della sinistra radicale europea. C'è una data d'avvio, 1989. Il 1989 è la data in cui il grumo unitario della sinistra si scioglie in 3 direzioni. C'è una sinistra maggioritaria, socialdemocratica, socialista, socialriformista, c'è una sinistra estrema e c'è una sinistra che vedremo definita come radicale. In realtà questa storia era cominciata prima, no? In Germania nel 1959 c'era stato Bad Godesberg e l'SPD aveva già fatto una scelta riformista. In Italia, se ricordate, gli anni 70, con Berlinguer in Italia, con Santiago Carrillo in Spagna, già comincia a avviarsi una scelta social riformista. Marché in Francia resiste di più. Comunque il 1989 è la data spartiacque, è da lì che comincia la narrazione del libro di Damiani. Damiani dà una strutturazione al libro molto organica. I primi 2 capitoli sono dedicati all'identificazione di soggetti, aspetti su cui sono molto soffermati sia Alessandro Campi che Francesco Raniolo. Il capitolo 3° e 4° sulla strutturazione politica, che comprende anche l'organizzazione politica. Il 5° capitolo finale fa riferimento alla collocazione nel Parlamento europeo, a dimensione europea, di queste forze. I capitoli molto interessanti sono, appunto, dopo quello sulla concettualizzazione, su cui ritornerò, il 3° e il 4°. Che c'è dentro questi capitoli che parlano di strutturazione politica? C'è il discorso dei valori, cioè quali sono i valori portati avanti dai partiti della sinistra radicale. Secondo, l'organizzazione. 3° gli iscritti. 4° i risultati elettorali, che sono effettivamente intermediati dall'aspetto che diceva giustamente Francesco Raniolo dei sistemi elettorali. Voi capite immediatamente, laddove sono messe soglie di sbarramento relativamente alte, tutti i nani restano sott'acqua. Quindi andiamo a vedere come vengono risolti questi aspetti. Problema di valori. Qui c'era un nodo concettuale.
questo libro è nato anche in un'interlocuzione continua tra me e Marco, in cui io gli dicevo: scusa, se io dico la parola ambiente, è di destra o di sinistra? Se io dico la parola merito, è di destra o di sinistra? E io ho cominciato a dare una sfilza di parole, mentre in passato la collocazione era immediata, adesso diventa apparentemente confusa. Allora, sul piano dei valori, la domanda: come facciamo ad attribuire ai partiti della sinistra radicale piuttosto che altri partiti questi valori? E qui lui ci aggiunge del suo, ha un'interpretazione brillante, in realtà utilizza abbondantemente Norberto Bobbio e una intermediazione suggerita da Ambrogio Sant'Ambrogio con riferimento alla rappresentazione sociale. Lui dice: attenti, le parole d'ordine, la parola ambiente, è una specie di software applicativo. In realtà i software girano all'interno di sistemi operativi più ampi. In questo caso la tradizione della sinistra ha un sistema operativo che, se volete, si basa sull'affermazione di Norberto Bobbio, per cui è la tensione verso l'uguaglianza che connota il sistema operativo o Windows dei partiti a sinistra. Per cui, se io dico ambiente, di per sé non so bene se mi riferisco a una forza di destra o a una forza di sinistra. Sono forze di destra che sono ambientaliste, forze di sinistra che sono ambientaliste. Poi, al di là delle tradizioni, no? Ognuno lo interpreta a modo suo, no? Dice: ma per me è di sinistra, per me è di destra. E giustamente la risoluzione che ce ne offre Marco, ritornando tramite Sant'Ambrogio, ritornando a Norberto Bobbio, è: andiamo a guardare qual è il sistema operativo, qual è la matrice all'interno della quale si collocano queste parole chiave. E quindi la matrice è di impostazione bobbiana, la vecchia distinzione tra destra e sinistra, eccetera. Secondo, il problema organizzativo. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Raniolo rispetto al fatto che nella memoria storica, addirittura nei riflessi incondizionato di chi legge questi fatti da sinistra, è quando si parla di organizzazione di partito si pensa sempre al partito di massa, che partiti di massa era sicuramente il PC. Io mi ricordo nel 70 ho fatto la mia tesi di laurea sull'organizzazione, la partecipazione, gli iscritti del PC e della DC, e lì si contavano a milioni. Non c'è più questo. Come risolve? In realtà qui è molto puntuale Damiani, nel senso, coglie il dualismo che c'è attualmente nelle forze della sinistra radicale. I modelli organizzativi sono due: o il vecchio modello organizzativo unitario o un'organizzazione federata. Capite il perché, quali sono le forze che, tornando poi alla classificazione finale, rientrano in questa definizione. Ve l'elenco così ce l'abbiamo presente. Per quanto riguarda l'Italia, si pensa a Rifondazione Comunista, non si pensa a SEL, Rifondazione Comunista. Per quanto riguarda la Spagna, da Izquierda Unida a Podemos. Per quanto riguarda la Francia, il Front de Gauche. Per quanto riguarda la Germania, la Linke, Die Linke. Queste forze spesso sono l'aggregazione, la confluenza di ceppi diversi. Ci sono la parte più dura dei vecchi partiti comunisti che si incontra con movimenti più leggeri, single issue, tematiche di protesta. E allora, quando si incontrano, c'è subito un costo di modelli. Allora, in qualche caso la componente più forte stabilisce un modello unitario, altre volte si mettono d'accordo e fanno federazione. Poi c'è ovviamente il problema degli iscritti. In questo senso il lavoro è impressionante. Marco vi dirà che ci ha messo 4 anni a farlo, perché è andato minuziosamente a caccia di tutti gli iscritti in tutti e 4 i paesi, a tutte queste forze, e poi è andato a guardare gli elettori, eccetera. E quindi, da questo punto di vista, è interessante tutti i dati che ci sono. Ancora, l'altro tema che va avanti è: quali sono i rapporti con la sinistra riformista? E lì è molto interessante vedere le situazioni in cui, in certi paesi, al crescere della sinistra riformista cala la sinistra radicale, mentre ci sono dei casi che crescono insieme. Allora, che cosa ci mette veramente di suo, di ricco, Marco Damiani in questo libro? Intanto, appunto, questa documentazione certosina, estrema, ricchissima. Non c'è confronto con altri
test in Europa. Secondo, una concettualizzazione, oltre a quella che vi ho detto a proposito dei valori, la concettualizzazione che porta all'identificazione dei partiti antisistema e prosistema. Qui stanno un po' tirato per i capelli, gli hanno detto, ma insomma, devi dare un'interpretazione. Ha preso la definizione sartoriana. In realtà, la cosa più divertente di tutti è che quando è andato a presentare questo libro in ambiti politici, fuori di metafora, alle feste di Rifondazione Comunista, ecco che prende le botte. Ma perché? Perché gli andava a dire, voi non siete partiti antisistema, voi siete partiti prosistema. Naturalmente c'era nella testa di ognuna delle parti una lettura diversa, no? Per Marco significava, in fondo accettate di stare nel gioco democratico. Per la base di Rifondazione Comunista, ma noi siamo anticapitalisti. Ognuna delle due parti faceva riferimento a coordinare un sistema diverso. Sistema economico dominante capitalista, noi siamo antisistema. Se uso come riferimento il sistema politico, è chiaro che nella democrazia ci sono. E qui il ragionamento fatto fin qui. Ti recupero un po' di tempo così ti aiuto. Resta in questo libro in sospeso una questione. La semplifico con una frase. Come mai in questo periodo di grande crisi, di grande disagio sociale, almeno in Italia e in Francia, la sinistra radicale non riesce a intercettare tutte le persone che si trovano in disagio? Sarò ancora più radicale. Se voi andate a esaminare, fate la rassegna stampa, tutti i giornali italiani e francesi sulla crisi di questo periodo, in questi giornali c'è una grande rimozione. Non esistono i partiti, non esistono neppure quelli un po' più, in Italia sì, perché c'è il PD, in Francia dopo il fallimento d'Hollande non si scompare, non compaiono, non esistono. E questa è una cosa veramente curiosa. Ma come? Siamo nella più grande crisi economica succeduta al 29 e c'è una totale invisibilità, una mancanza di, una incapacità di intercettare i disagi della base. Allora questa è la domanda. Io so che su questa domanda ci risponderà il presidente Bertinotti, ma visto che è qui e che non è solo un commentatore del libro ma un testimone diretto, adesso la andiamo a sfrugugliare sulla sua personale testimonianza. La possibilità di intesa maggiore che c'è stata in Italia tra sinistra riformista e sinistra radicale è stata col primo governo Prodi. E lì Bertinotti, non è stato Bertinotti la causa della crisi, non è stato solo lui, però sicuramente ha posto in discussione la possibilità di un'alleanza che unica forse avrebbe mantenuto la possibilità di rappresentanza di certi interessi rispetto al governo del paese. Quindi le mie domande sono fondamentalmente queste, no? Cioè, come mai questa sinistra radicale, almeno in Italia e in Francia, con Podemos se ne parliamo, poi giustamente Francesco diceva Podemos dove sta, come mai non intercetta più la domanda sociale, il disagio della gente? E secondo, il tentativo del presidente Bertinotti è stato l'ultimo tentativo di uno sposalizio tra la sinistra riformista e la sinistra radicale? Qui mi fermo su questo interrogativo. Ha ragione Roberto Sigatori, nel libro in effetti c'è latente questa domanda. No, assolutamente. Perché la sinistra radicale in Italia in particolare manifesti questa difficoltà a intercettare un disagio sociale ed economico che laddove altre forze hanno avuto la capacità di intercettare si è tradotta in un vasto consenso elettorale, il caso greco sembrerebbe un caso di scuola. In realtà nel libro c'è anche la risposta per come io l'ho letta. Sì, Marco, ma cerchiamo di metterle in difficoltà. No, ma Marco inserisce una distinzione analiticamente molto, molto interessante tra ideologia e immaginario sociale. I vecchi partiti comunisti avevano un'ideologia, i partiti della nuova sinistra, della sinistra radicale hanno un immaginario sociale molto a patchwork, molto articolato, in cui appunto ci stanno molte cose. E tra le molte cose che ci stanno ci sono pochi temi relativi ai diritti sociali e molti più, per esempio, per come ho interpretato io l'analisi che fa Marco, relativa ai diritti civili.
probabilmente in questo slittamento di immaginario, di costruzione sociale, di visione politica, forse c'è anche una delle ragioni di debolezza che porta poi agli esiti paradossali che vediamo, cioè pezzi storici di elettorati della sinistra che appunto si abbandonano elettoralmente a chi si fa interprete delle loro esigenze, dei loro disagi, delle loro difficoltà economiche. Il caso americano, da questo punto di vista, nella sua paradossalità, è estremamente interessante. Ci ho detto che ci sono state molte sollecitazioni per il presidente Bertinotti dal libro, ma immagino anche dalle cose che ha sentito. Grazie. Le do volentieri la parola. Grazie. Grazie per l'invito, grazie a tutti, grazie all'autore del libro e buonasera a tutti. Adesso io sono in condizione non difficile per le domande, a cui si può benissimo non essere capace di rispondere, ma perché mi sarebbe piaciuto fare di più una discussione sul libro di Marco, che è un libro molto interessante, e che però, come si vede già da questo inizio di discussione, è un libro sui morti. Ora, un libro sui morti non perciò è inutile, anzi, come proverò a dire alla fine di questo intervento, io penso che dai morti, che Walter Benjamin chiamava i vinti giusti, cioè quelli che hanno perso ma che avevano avuto almeno una premonizione di futuro, ci sono delle cose da recuperare per immaginare un futuro diverso da questo disastroso che stiamo vivendo. Però dei morti. Alla prima delle sue domande rispondo semplicemente: la sinistra non può intercettare alcun rabbia, collera, disagio sociale prodotto più che dalla crisi, dalla rivoluzione capitalistica che genera crisi, perché è morta. E quando vengono fatti esempi di vita, non hanno pressoché nulla a che fare con questa storia, o meglio, è prevalente la diversità con questa storia. Vale per Podemos, vale per Syriza, vale per Bernie Sanders, che sono tutti fenomeni post, successivi alla storia che Marco Damiani analizza, successivi. Nessuno di questi fenomeni genera dalla tradizione delle forze organizzate del movimento operaio, nessuno. Syriza, che è quella che più gli assomiglia, vede una parte del gruppo dirigente venire da Sinaspismos, ma Sinaspismos prendeva l'1,2% quando c'era Rifondazione Comunista, e oggi è il partito maggioritario in Grecia. Il che vuol dire che la sua genesi non è il frutto della scissione, delle scissioni, che sono la nostra storia, ma è il frutto invece di un altro atto di nascita, che scaturisce dai movimenti, che scaturisce in Syriza, da quella straordinaria, drammatica vicenda in cui per 9 mesi, 10 mesi, le piazze della Grecia sono riempite di moltitudini di lotte, che gli scioperi generali si ripetono continuamente e che vede costruire insieme alle lotte un welfare di base, delle realtà che sono simili a quelle che abbiamo conosciute nella costruzione dell'Ottocento del movimento operaio, non del Novecento del movimento operaio. E che su questa base, che peraltro, adesso, scusate la grossolanità, lo scampo, è quella che può far forte anche una realtà come quella di Hamas, cioè la costruzione di una realtà di legami sociali su cui si fonda una riemersione di una soggettività politica, è ancora più palese in altri casi come quello di Podemos, che tutti voi sapete, senza gli indignados non sarebbero mai esistiti, mai esistiti. Quindi siamo quelli vivi hanno altri atti di nascita. Noi morti, sopravvissuti fisicamente a questa morte, abbiamo la ragione per indagare questa storia. Che cosa? La sconfitta di una storia, poi arrivo anche a quelle, diciamo così, di partito e di gruppo, ma secondo me noi quando indaghiamo la sinistra radicale, come sapete è stata oggetto anche qui di lunghissime discussioni questa, la definizione di sinistra radicale, ed è stata definita così perché non si sapeva fare altrimenti. Allora, intanto perché aiuta a andare alla radice, e poi siamo così perché radicale è forte, ma non è la definizione estremista che fa sempre paura alla sinistra. Quindi diciamo, rivoluzionario era difficile da dire nel momento in cui cadeva la categoria di rivoluzione. Nasceva e prendeva forza fino ad
oggi la categoria di rivolta, ma quella di, si eclissava quella di rivoluzione, che chiede, come tutti sapete, una strategia, un partito, un nucleo d'acciaio, un'ipotesi, insomma, che dopo quella di Lenin e di Mao abbiamo faticato a conoscere. Allora, questa sinistra radicale, e questo è il punto, è interna alla storia del movimento operaio e muore con la storia politica del movimento operaio. Si ridefinisce rispetto a altre componenti di sinistra del Novecento, rispetto al sistema. Badate, con una incertezza, perché lasciamo stare adesso la discussione che voi avete fatto, che mi interesserebbe moltissimo, ma mi porterebbe via troppo tempo. La prendo sul versante, diciamo, del sistema capitalistico. Queste formazioni della sinistra radicale non facilmente sono così definibili come anticapitaliste, appunto per la articolazione e il contagio con altre culture. Si pensi per esempio a quelle femministe e a quelle ambientaliste, che danno luogo a un mix totalmente diverso, è stato analizzato ripetutamente, rispetto a quelle ortodosse del movimento operaio. Si definisce rispetto ai movimenti al conflitto, e i diversi partiti radicali hanno, come lei citava, diverse risposte. Il partito della Rifondazione Comunista tenta, dopo una prima fase molto ortodossa, di coniugare un rapporto con i movimenti assolutamente eretico, in cui il partito viene individuato come servo dei movimenti invece come principe del medesimo. Che ci riesca o no, naturalmente è una discussione importantissima, ma che non si può fare qui. E infine nei rapporti col governo. Rifondazione Comunista vive tutta la sua crisi nei confronti dei governi, come tutte le sinistre radicali in Europa, tutte, perché vive il suo rapporto di crisi con i rapporti con i partiti soi-disant riformisti. E questa condizione li rende proprio sul crinale, perché per un verso non sono più il partito comunista tradizionale, non può dire Rifondazione Comunista è ora di cambiare, il PC deve governare secondo lo schema berlinguariano, per due ragioni: perché non crede così tanto nel governo, intanto, primo, e in secondo luogo perché non ha la potenza organizzata per potersi attribuire questo compito. Per cui nasce un rapporto, diciamo, adesso se volessimo enfatizzare direi drammatico, ma nel senso etimologico del termine, ma comunque molto complesso, già che ci sono, così me la cavo rapidamente, per quel poco che è valso rivendico la rottura col governo Prodi. La rivendico perché abbiamo tentato di salvare l'ultima stagione di un partito radicale. Abbiamo protratto la vita di un partito radicale oltre il tempo storicamente necessitato. L'abbiamo fatto perché la rottura col governo Prodi ci ha consentito un rapporto con i movimenti che ha fatto sì che quel partito piccolissimo, modestissimo, una zattera, potesse essere firmatario dell'appello di Porto Alegre dei movimenti altermondisti. Unico partito europeo ad essere accettato alla firma. Quella firma non era determinata dalla intuizione particolare, ma dal fatto che c'era stata quella rottura. Con chi? Con Prodi e i riformisti, sì, perché i Prodi e i riformisti che sono al governo in tutta Europa sono i mallevadori della rivoluzione capitalistica chiamata globalizzazione. Sì. Non è che me lo deve spiegare adesso Ezio Mauro, che abbiamo, diciamo così, letto male la globalizzazione, perché noi eravamo piccoli così, gli errori ne abbiamo fatti tanti, ma da Porto Alegre, con i movimenti altermondisti, abbiamo capito il carattere regressivo socialmente e civilmente di questa rivoluzione capitalistica, che infatti abbiamo chiamato rivoluzione capitalistica restauratrice. Avete vinto? No, abbiamo perso, ma abbiamo perso, non ci siamo fatti mutare, abbiamo perso. Mentre invece la sinistra ha subito la sinistra maggioritaria ha subito una mutazione genetica ed è stata inglobata in questo processo. Una mutazione genetica che li ha trasformati al punto da essere indefinibili secondo le categorie classiche e a configurarsi essenzialmente come partito di governo. Mi sbaglio o i partiti della sinistra moderata hanno governato tutti i paesi europei durante la fase nascente della globalizzazione? Da Blair
ad Alema, tutti, e tutti hanno pensato di essere più bravi a governare la globalizzazione dei partiti conservatori, inventando questa idea delle regole attraverso le quali stare. Noi abbiamo rotto, finito perché è già un'autodifesa troppo eccessiva, ma noi abbiamo rotto con Prodi, no, con Maastricht. Abbiamo rotto con un governo che sceglieva, invece che l'alleanza con Jospin per tentare di uscire dalla prigione di Maastricht, ha scelto l'adesione a Maastricht. A chi piace questi ultimi 25 anni? Ma fa bene a dire che questa è un'esperienza. A chi non piace, poi ha perso, ma ha tentato una cosa disperata, di non starci, perché vedeva la catastrofe che si stava annunciando. Ma io vorrei, diciamo, se posso metterla un po' più in grande. Questa sconfitta di una piccola parte che è condivisa con il tutto, lei ha ragione, comincia con la fine del Novecento. Adesso prendiamocela anche modestamente. Noi siamo, come è stato detto, eravamo nani sulle spalle dei giganti. I giganti che avevano immaginato un secolo, il Novecento, in cui gli ultimi potevano diventare i primi, in cui si poteva realizzare l'internazionale proletaria. Proletari di tutto il mondo, unitevi. Non so se riesco a dare la parola, l'idea della gigantesca portata di questa parola d'ordine, che per generazione intera ha alimentato la politica, chiamatela come volete, antisistema o no, ma questo certo è contro il sistema capitalistico. Nasce, come diceva quello là, Becchino è erede del capitalismo. Becchino è erede, Becchino. Questa, molte della mia generazione non sono mai stati filosovietici, per ragioni che si possono facilmente capire, no? Faccio notare che in Italia spesso le componenti moderate del movimento operaio sono state filosovietiche, non quelle radicali, no? Da Amendola a Giorgio Napolitano sono stati filosovietici, no? Mentre altri, che so io, da Pietro Ingrao all'operaismo, non lo sono stati affatto, ma non per mettersi delle medaglie, per capire la complessità di un processo. Tuttavia, anche i più critici nei confronti dell'esperienza dell'Unione Sovietica debbono riconoscere che il crollo dell'Unione Sovietica, crollo meritato se volete, produce un disastro. Io sono tra quelli che sottovalutò questo effetto. Pensavo che in fondo ce la si potesse cavare, non magari facendo la bolognina, ma operando una grande revisione strategica. E che insomma quel crollo dell'Unione Sovietica dovesse trascinare con sé ovviamente il crollo dei partiti comunisti, ma non necessariamente il crollo di tutti i partiti del movimento, delle famiglie del movimento operaio. E invece simul stabunt, simul cadent, perché cadono i comunisti, i socialisti, i socialdemocratici, i laburisti. Non ce n'è traccia in Europa, non ce n'è più traccia in Europa. Secondo, non solo il Novecento, è il secondo Novecento che ci vede sconfitti. Quel secondo Novecento che, a partire da 68-69, dalla riscossa operaia studentesca, reinventa un'idea di possibile rivoluzionamento dell'Occidente. Si incrociano operai e studenti, si incrociano culture diverse, da Marcuse a Francoforte, cioè per dire che entra una eterogeneità di valori, di produzione di culture nel movimento operaio che li cambia profondamente. Le idee verticali dei partiti subiscono una crisi. Può darsi che abbia ragione Osborne a dire che lì comincia la nostra fine. Naturalmente anche per generazione ho pensato e vissuto il contrario, cioè pensato che il 68-69 potesse essere come la ripresa del testimone portata su un altro terreno, che del resto riprendeva il testimone delle costituzioni democratiche seguite alla vittoria contro il nazifascismo, in qualche modo li radicalizzava, ma quella era l'ispirazione, no? Cioè lasciava sottomessa l'opzione generale di sistema e metteva in luce invece l'idea della trasformazione, anche rivoluzionaria, ma della trasformazione. E anche questa, adesso scusatela, perde. E anche questa perde. E negli anni Ottanta comincia, sulla sconfitta di questi due tempi, il Novecento e il secondo Novecento, sconfitta del movimento operaio, proprio sul campo, si chiamano Thatcher, Reagan,
35 giorni alla fine, cioè con cose molto materiali, una grande controffensiva culturale. Dico tra i laterali, sembra una caricatura, ma insomma per dire che c'è proprio un accompagnamento culturale, avviene quello che Luciano Ghiallino ha definito, secondo me precisamente, avviene un rovesciamento del conflitto di classe. Gli artefici dell'ultimo tentativo di scalata al cielo perdono sul campo e perdono culturalmente, le ideologie vengono sradicate, rimane una sola ideologia, quella del mercato, trionfante, pressoché diventa tanto da diventare senso comune, e gli anni Ottanta sono la transizione a un altro sistema, la transizione. Ma su che cosa avviene la transizione? Sulla sconfitta inferta al movimento operaio. Insisto, Ghiallino la chiama rovesciamento del conflitto di classe. Da quel momento la guerra la fanno i padroni contro i lavoratori, non più i lavoratori contro i padroni. Per padroni naturalmente intendo il sistema nel suo complesso, gli establishment, i centri di potere, i gruppi di legge. E, fine, questa vittoria produce l'erosione dei sistemi democratici e la nascita di un nuovo meccanismo di accumulazione capitalistico. Insieme frutto dei rapporti sociali e di grandi operazioni culturali. Per stare a noi avvicinate, le forze riformistiche smettono di esserlo, subiscono una mutazione genetica profonda che li rende sostanzialmente totalmente interni a questo nuovo paradigma, adesso perché sennò sembra una fantasia, ma scusate, chi fa la controriforma bancaria che subiamo tutti? Clinton, non è che non la fa Reagan, la fa Clinton. E in Europa chi gestisce Maastricht? I governi di centrosinistra. L'operazione di ridimensionamento drastico del welfare, l'attacco agli statuti dei diritti dei lavoratori e dei contratti, chi li gestisce? Ma per tradimento no, perché cambia il paradigma interpretativo culturale e perché progressivamente si pensa che non ci sia un altro mondo possibile e che quello che si sta generando, anche con l'aiuto di una rivoluzione scientifica e tecnologica gigantesca, la produzione di nuovi saperi, la modificazione radicale, si pensi alle comunicazioni, della possibilità di... cambia totalmente, la produzione che prima era stabile diventa mobile, la classe operaia può essere inseguita laddove si compra più basso prezzo, insomma per mille e una cosa si produce una trasformazione di questi soggetti. Ma guardate che altrimenti qualcuno mi deve spiegare perché e come sono emerse non le nostre piccole zattere, no, le grandi flotte socialdemocratiche. Cioè dovete spiegarmi perché le SPD candida la Merkel. Mi dovete spiegare. Insomma, la candida fa l'accordo. Si prende il presidente del Bundesbank e gli dà la cosa. Lo deve fare. Vabbè. E mi dovete spiegare perché Hollande, che vince col 49,5% le elezioni, con la parola d'ordine rovesciamento delle politiche di Sarkozy e grandi tassazioni ai ricchi, finisce sotto il 10% e non va al ballottaggio. E mi dovete spiegare perché il PSOE si scompone e in ogni caso lascia Rajoy a governare perché non sa fare altro. E mi dovete spiegare se il PD, lo dico senza polemica, è un partito configurabile come socialdemocratico oppure no, dove mi pare evidente che no. E possiamo andare avanti. E possiamo andare avanti al punto che vediamo i casi anche in Gran Bretagna in cui per poter sortire dalla crisi esce un uomo singolare come Corbyn, che rilancia parole d'ordine inusuali in tutta la storia recente del Labour e che dice che l'avversario principale è stato Tony Blair. Allora, come è successo questo fatto? Perché per parlare ancora di noi, la sinistra radicale perde delle occasioni, sì. Io penso che l'abbia perso l'occasione, non so se ce l'avrebbe fatta ugualmente, ma un'occasione l'ha persa.
la persa negli anni alti del movimento della globalizzazione dei movimenti pacifisti. Lì, Genova, per dirgli una cosa. Quando un movimento nascente, rinascente, un movimento che poi col movimento pacifista porterà quanto? 15 milioni di persone nelle piazze del mondo, 15 milioni. Un movimento così chiedeva, secondo me, un atto di intelligenza politica che non abbiamo avuto a partire da chi parla. Cioè quella di proporre allora lo scioglimento del partito. Di capire allora che il partito era un impedimento ormai alla riapertura di un processo che ricostruisse Podemos, Syriza, una nuova organizzazione della politica e anche un nuovo paradigma politico-culturale. Ma insomma, di questo possiamo discutere. Quello che, e ho finito, finisco rapidamente, quello che noi viviamo come morte di quei soggetti è la nascita di una nuova bestia. Perché questo è il punto, Marco, che ti vorrei proporre. Per questo dico riutilizzo. Perché questo ere, dicevamo, non si può dire. Nessuna delle cose che ci sono qua dentro hanno un futuro, sono morte. E prima si accorgono che sono morte e prima smettono di ingombrare il cammino di chi deve valicare, diciamo così, il confine. Morte perché? Ma per queste ragioni che sono mai, ma per una ragione di fondo, strutturale. Il capitalismo finanziario globale cambia totalmente la scena della contesa, secondo me. Totalmente. Il capitalismo finanziario globale costruisce dei sistemi politici totalmente diversi da quelli del secondo dopoguerra, non un po' diversi, totalmente diversi. Il conflitto tra destra e sinistra, che già si era impoverito in Italia, il conflitto è tra berlusconiani e anti-berlusconiani nell'ultima fase, non tra destra e sinistra, quindi già era impoverito, ma residuava, lo diceva bene lei, come sistema di alternanza, è morto. Anche quello non c'è più. Ma perché è incompatibile con questo sistema capitale? Questo sistema è quello in cui l'intellettuale di maggiore punta, diciamo, europeo, cioè il presidente della Banca Centrale Europea, Draghi, ha detto una formula rivelatrice dell'arcano. Ma che arcano? Ha detto quando ci fu quella sta crisi traballante di governo italiano, Monti, non Monti, diceva, si è rivolto, intanto interessante a chi si è rivolto, non al popolo sovrano, ma ai mercati. E ha detto ai mercati, personificati naturalmente, i mercati personificati, ha detto loro, non vi preoccupate delle crisi di governo, perché tanto noi innestiamo il pilota automatico. I governi sono governati dal pilota automatico. È questo che porta alla perdizione Hollande, per forza. Tu mettici chi vuoi, ma quello prende il comando. Il governo è, il mio maestro lontano diceva che i governi sono la commissione d'affari della borghesia. No, di più, sono sussunti nel meccanismo oligarchico di comando. A noi è permesso di con riforma o senza riforma, a noi è permesso di votare il governo, non di scegliere le politiche che il governo fa. Quelle sono predeterminate. Tu puoi scegliere la compagine di governo, ma quella compagine è sovraordinata da un sistema oligarchico che è in grado di determinare le varianti fondamentali. Poi ci sono dei campi che sono, diciamo, extra moenia, ma il campo fondamentale è governato così. In questa condizione la democrazia viene sostanzialmente erosa e la socialdemocrazia in senso classico, e non questo partito o quell'altro, non ha più uno spazio, perché non c'è uno spazio di mediazione sociale, non c'è. C'è un'assolutizzazione della competitività e della concorrenza, assolutizzazione, e un comando del capitale finanziario che nei nostri paesi non accetta la redistribuzione verso il basso. Non ho sentito tutti i discorsi adesso, l'ascensore sociale è fermo, cioè no. E il fatto è questo sistema, come dice il Papa, che è l'unico, il Papa sì, che è l'unico, diciamo così, intellettuale di riferimento per le culture critiche, dice che questo, diciamo, che questa economia produce scarto e che la povertà è diventata la dimensione prevalente di lettura delle società contemporanee. E non solo la povertà economica, la povertà.
in questa condizione di dilatazione delle diseguaglianze, vorrei solo ricordare qui a dei maestri, lo annoto in punto di lingua, che la grande rivoluzione culturale delle costruzioni democratiche è che la democrazia vive solo in una tendenza all'eguaglianza. Lo diceva Norberto Bobbio, non Geymonat. Norberto Bobbio diceva: le democrazie vivono solo in tendenza all'eguaglianza, come è scritto nell'articolo 3 della Costituzione. Bene, noi siamo in un regime, come citava Piketty prima, che invece tende alle diseguaglianze e le assolutizza. Questa condizione cancella gli spazi di negoziazione possibile. Cancella. I corpi intermedi muoiono per questo, non perché sono, sì, sono anche imbruttiti, ma non è questo il punto. Perché non hanno niente da governare in spartizione, in ripartizione del reddito, niente. Tant'è vero che vengono ricacciati nei rapporti tra di loro. Non chiedetemi nulla, perché io posso solo sottrarmi, visto che il paradigma è la parità di bilancio. La parità di bilancio, non mi direte che questo non è la dimostrazione, come dire, dell'inesistenza dello spazio di mediazione sociale. Ecco, allora, in questa condizione la dipartita della sinistra e questo nuovo sistema determinano che la contesa si polarizza altrimenti, non tra destra e sinistra, ma tra l'alto e il basso della società. I populismi di diversa natura tra di loro, di centro, di destra, di sinistra, trasversali, quelli che privilegiano, diciamo così, la rivolta contro le elite economiche, quelle che, contro le elite politiche, quelle contro le caste, che sono diverse tra di loro, naturalmente, lo so bene, insomma, sono tutte però il prodotto di una mutazione di fondo della natura della contesa politica, che non è più come è stata per un secolo tra destra e sinistra, prevalentemente, ma è tra l'alto e il basso della società. E il basso della società si esprime in tutti i modi che gli sono possibili, anche a quelli tragici. Noi questa sinistra, se è solo questa, non può competere con 5 Stelle, perché 5 Stelle intercetta il conflitto tra il basso e l'alto della società, e questa sinistra no. Non sto dicendo che allora dobbiamo rinascere dal populismo, sto dicendo che o questa sinistra parte da questa natura del conflitto, oppure non ce la può fare. Perciò penso che ci sia una cesura tra questa storia e questa nuova storia. E che se passi questa cesura, allora ti puoi riappropriare di tantissime cose di grande valore che ci sono in questa storia, anche di quelle che mi sono più lontane, anche di quelle più lontane, a cui posso guardare con interesse, ma questa operazione bisogna fare. Ancora Walter Benjamin parlava del balzo di tigre, cioè del tornare indietro per riacchiappare un bandolo della matassa da riportare sul futuro, no? E questo puoi fare. Ma se invece tu pensi che puoi essere ancora un po' di sviluppo della sinistra radicale, un mutamento della sinistra riformista, fai la fine che fa Hollande. Semplicemente ti devi disporre a essere marginale e al fondo considerato inutile. Grazie. Molte grazie al presidente Bertinotti per il suo intervento. La cui sintesi potrebbe essere che il libro di Marco Damiani non è un libro di scienza politica, ma un libro di storia, fondamentalmente. Esattamente così. O di archeologia politica, nel senso che racconta di un passato irrimediabilmente appunto trascorso. Se siete d'accordo, ma anche se non siete d'accordo la stessa cosa, io darei la parola a Marco Damiani, che immagino sia stato molto sollecitato. Dalla lunghezza del tuo intervento poi dipenderà la possibilità di far intervenire qualcuno dal pubblico per una breve discussione. Prego, grazie. Anche questo? Sì, no, questo è Buonasera a tutti,
Io prendo parola questa sera con una qualche emozione. Sono emozionato per almeno tre ragioni diverse. Sono emozionato il primo per vedervi così numerosi. Mi fa tanto piacere vedere studenti, mi fa tanto piacere vedere tanti colleghi. Sono contento che siano venuti cittadini, persone che hanno risposto a questo invito, probabilmente interessati ad ascoltare illustri relatori e voglio sperare anche interessati all'oggetto del tema e di discussione del libro. Sono emozionato per una seconda ragione fondamentale. Sono emozionato perché oggi è una giornata importante per il nostro Dipartimento, abbiamo inaugurato l'anno accademico 2016-2017 e per me parlare in una giornata come questa sicuramente ha un sapore particolare e speciale. Sono emozionato per una terza ragione, certo non ultima per ordine di importanza, sono emozionato per il parterre de Roi che insieme a tutto il Dipartimento siamo riusciti a comporre questa sera. Ringrazio il professor Segatore e il professor Campi con cui mi lega un rapporto di collaborazione da lunga data, ringrazio il professor Raniolo che ci fa e mi fa un regalo straordinario muovendosi dalla Calabria fino a Perugia per poter essere presente a questo appuntamento, ringrazio evidentemente direbbero gli inglesi last but not least, ringrazio il presidente Bertinotti per essere presente qua. Intervenire oggi è abbastanza complicato, visto appunto, sono particolarmente felice del parterre de Roi che abbiamo costruito e poi diciamo interagire e interloquire con studiosi intellettuali di tanto alto profilo è una sfida che accolgo con felicità e spero di poter esserne all'altezza. Intervengo velocemente e con qualche difficoltà per due ragioni, perché se, diciamo, la questione del che ha posto Bertinotti, il fatto di parlare ora dopo Bertinotti di un diciamo, fenomeno che può essere descritto come un fenomeno ultraterreno o di morti è particolarmente difficile, ma provo a farlo diciamo, tornando alle questioni del libro. Innanzitutto, perché ho scritto questo libro? Lo diceva prima il professor Campi, ho scritto questo libro perché questo libro in realtà si inserisce all'interno di un vuoto di letteratura relativa ai partiti della sinistra radicale, c'è una letteratura molto copiosa sui partiti politici, i partiti conservatori, i partiti liberali, i partiti socialisti e socialdemocratici, i partiti verdi, i partiti dell'estrema destra e della destra radicale sono molto studiati, in Italia e all'estero si è determinata una vuoto di letteratura consistente in questo ambito e il mio libro aveva appunto l'obiettivo di inserirsi in questo vuoto. Lo faccio, se questo libro ha un valore aggiunto, ce l'ha io credo per il tentativo di comparazione che propongo in questo volume e lo faccio comparando appunto i principali partiti della sinistra radicale di Italia, Spagna, Francia e Germania che sono i partiti da cui provengono le tradizioni politiche più importanti appunto di origine di matrice novecentesca. Prima venivo sollecitato dal professor Raniolo in riferimento ai criteri utilizzati per costruire questo libro. Podemos c'entra o non c'entra rispetto agli altri partiti che pongo in considerazione e che metto a sistema nel libro? Io utilizzo dei criteri per poter scegliere per poter fare il libro e per poter definire l'ambito della sinistra radicale. I criteri che scelgo sono fondamentalmente due. L'appartenenza al gruppo europarlamentare del GUE-NGL, quindi della sinistra unita europea, della sinistra verde nordica, e quello dell'appartenenza al partito della sinistra europea. Questi tecnicamente sono i criteri che mi sono dovuto porre per definire l'ambito diciamo, della ricerca e all'interno dell'ambito della ricerca andare a individuare i partiti che vi erano ricompresi. Tra questi c'è diciamo, Podemos che effettivamente rappresenta una differenza e un'anomalia rispetto esattamente non a caso è l'unico che non a caso, esatto in questa ricostruzione che faccio con riferimento ai valori e all'organizzazione mentre gli altri partiti sono nei quadranti alti in tutti insieme Podemos è isolato in un quadrante a sé. Podemos dicevo rappresenta certamente un'anomalia rispetto ai partiti mainstream diciamo così della sinistra radicale e rappresenta un'anomalia per le ragioni che prima illustrava il presidente Bertinotti. È un'anomalia perché nasce
da una cesura nuova rispetto al punto di partenza dei partiti mainstream, che è la cesura determinata dal Movimento degli Indignati, che nasce nel 2014, l'11 maggio del 2014 in Spagna, e che si pone come un'offerta politica diversa rispetto agli altri, nella misura in cui supera le categorie o prova a superare le categorie destra-sinistra, ponendosi esattamente nella direzione che prima descriveva Fausto Bertinotti, di alto-basso, per cui noi siamo il 99% di quelli che stanno sotto contro l'1% di quelli che ci opprimono da sopra. Questa è la dimensione esattamente identificativa dei partiti che, con un'altra formula, vengono definiti i partiti populisti. Non a caso domani, nell'intera giornata accademica, noi abbiamo organizzato un seminario proprio per riflettere sui partiti populisti, e non a caso proprio io domani farò un intervento sui partiti della sinistra populista, collocando Podemos dentro esattamente questo contenitore. Podemos è dunque un partito certamente diverso, un partito anti-establishment, è un partito che a mio avviso però rientra sempre all'interno di quei partiti prosistemici che si differenziano dai partiti antisistema. Una categoria che certamente pone dei limiti, dei rischi nell'applicazione, che io, pur cosciente dei rischi che pone questa applicazione, ho voluto ugualmente adottare, per almeno due ragioni fondamentali che provo a illustrare molto velocemente in questa circostanza. Una ragione di tipo teorico e una ragione di tipo metodologico. La ragione di tipo teorico: mi si dice correttamente, attento, perché soprattutto il PC, quando Sartori riflette sulla categoria dei partiti antisistema, soprattutto il PC è un partito prosistemico sin dall'epoca repubblicana. Facciamo qualche esempio e recuperiamo alcuni passaggi storici. 1944, svolta di Salerno, l'adesione alla lotta della resistenza e di liberazione, l'elezione nell'assemblea costituente, la firma della Costituzione, l'idea di governare ampi territori del paese, e certamente sono tutte queste considerazioni che identificano il Partito Comunista Italiano come un partito prosistemico. Però io tendo, queste sono le politics, se lo vogliamo ridurre ad una parola, le policies, se lo vogliamo ridurre alla parola in inglese, che identificano il Partito Comunista come un partito prosistemico sin dall'età repubblicana. Tuttavia, non a caso, proprio in Italia si utilizza la categoria della doppiezza togliattiana, cioè di un partito che si pone in realtà a doppio livello di funzionamento, un livello di funzionamento prosistemico relativo appunto alla politica nazionale e all'idea dell'adesione sistemica al sistema democratico, e invece un orizzonte politico ideologico che in qualche modo viene svincolato dall'adesione democratica. Voglio dire che mentre il Partito Comunista Italiano, tra i partiti comunisti pre-89, può considerarsi sistemico sul piano del realismo politico, sul piano del principio della realtà, può, a mio avviso, lo diceva anche Sartori, più modestamente lo ripeto io, collocarsi sul piano dei partiti antisistema nella misura in cui in qualche modo considera la democrazia non il punto di arrivo ma il punto di transizione, il punto di passaggio, perché l'obiettivo finale non è la democrazia ma è la palingenesi socialista, è il raggiungimento dell'ombre nuovo e la formazione del regime socialismo reale. Certo, c'era una espressione ricorrente nella popolazione, nel popolo comunista pre-89, ad avvenir baffone, perché comunque l'obiettivo, certo, noi stiamo nella democrazia, noi governiamo ampi territori, noi firmiamo la Costituzione, noi abbiamo costruito la democrazia italiana, però questo è un punto di passaggio perché c'è una dimensione successiva. Guarda caso, quando un grande dirigente del Partito Comunista, Pietro Ingrao, prima citato, scrive la biografia, della sua autobiografia qualche anno prima della sua scomparsa, la intitola "Volevamo la luna", perché la democrazia era il dito, ma l'obiettivo era ciò che il dito indicava, e quindi seppure difficilmente perseguibile, lo dico in maniera ironica, è evidente che l'obiettivo, pur ideologico e teorico, restava quello del superamento democratico. Tuttavia questa è metà della ragione che mi ha portato ad adottare la categoria dei partiti antisistema. L'altra metà è quella di ordine metodologico, ossia, la metto giù così molto velocemente, quando un ricercatore si pone l'obiettivo della comparazione tra diversi case studio, tra diversi case studies,
alla necessità di trovare una cornice ampia all'interno della quale collocare questi casi in studio, di individuare delle variabili operazionalizzabili che poi va a applicare a questi casi. E allora la mia cornice interpretativa resta la cornice dei partiti antisistema, le variabili che vado a individuare e operazionalizzare sono quelle che prima venivano definite, i valori, l'organizzazione, la membership, i voti elettorali conseguiti in questi 25 anni, la posizione nei confronti dell'Unione Europea, tutte variabili che sono coerentemente legata ad una cornice prosistemica nella misura in cui evidenziano un carattere prosistemico. Da questo punto di vista è un po' come inforcarsi gli occhiali da presbite. Chi pone gli occhiali da presbite certamente ha il rischio di perdere qualche dettaglio ravvicinato, con però il grande vantaggio di costituirsi una panoramica più ampia e focalizzare i singoli oggetti che ricadono in quello spettro per poi provare a comparare gli uni dagli altri. Questo è il motivo per cui ho adottato, nonostante la consapevolezza dei rischi che poneva quella categoria, appunto la categoria dei partiti antisistema come chiave di lettura specifica. Riguardo e mi avvio alle conclusioni perché è trascorso diverso tempo e ho il piacere di poter dare la parola anche al pubblico che è intervenuto questa sera a questo appuntamento. L'ultima questione è la questione dell'alleanza con i partiti socialisti e socialdemocratici. Da questo punto di vista, a mio avviso, si crea una frattura, quantomeno in riferimento alla mia ricerca empirica. Da una parte si collocano i socialisti, gli italiani, i francesi e gli spagnoli, che con riferimento all'intervista ai 26 testimoni qualificati che io ho incontrato e intervistato tra Italia, Spagna, Francia e Germania, i francesi, gli italiani e gli spagnoli mi dicono che no, che questo è un momento in cui, date le esperienze pregresse, date le esperienze drammatiche dei partiti, del governo di centrosinistra, soprattutto nei casi di Italia e Francia, 96-98, 2006-2008, il primo e secondo governo Prodi, 97-2002, l'esperienza della gauche populaire francese con esidi negativi per quei governi nazionali e poi per le ricadute interne di questi partiti. In questo momento non è il caso di lavorare per la costruzione di una coalizione più ampia, è il caso di lavorare appunto per costruire un'alternanza ai governi socialisti e socialdemocratici, e da qui nascono le esperienze di Podemos, le esperienze di Syriza, nonostante la loro diversità di singoli casi specifici. Diverso è il caso tedesco, per questo motivo, e mi avvio verso le conclusioni, io credo che il caso tedesco possa rappresentare paradossalmente più della Spagna e più della Grecia, da questo punto di vista, un esempio interessante. I tedeschi, a differenza degli altri testimoni qualificati che incontro nei 5 anni di ricerca che impiego per scrivere il libro, mi dicono che invece loro sono pronti e sarebbero pronti a governare con i socialisti e con il partito socialdemocratico tedesco, e che si stupiscono del fatto che non sia ancora l'SPD a torcere il collo dalla propria destra e abbandonare la logica delle grandi alleanze per costruire una alleanze politiche di governo, di coalizione insieme a loro e magari insieme ai Grünen, ai Verdi, che potrebbero comporre insieme all'SPD e Die Linke alleanze più ampie di governi di centrosinistra. Io con questo mi avvierei verso le conclusioni, ridò la parola al professor Campi e spero che il dibattito vi abbia stimolato per ulteriori interventi.